Delle donne, complimenti, un buon primo tempo, avete giocato una buona partita, forse all'inizio avete subito i due gol, però poi vi siete ripresi subito, immediatamente siete passati pure in vantaggio. Cosa vi serve per chiuderlo in questo secondo Dobbiamo tempo? Dobbiamo continuare così, come dopo i due gol ce la possiamo fare a vincere. Bocca al lupo. Grazie. Buonasera, siamo qui nel post partita, ha visto affrontarsi Fly Earth contro Cani Sciolti. La partita è finita 6-3 per la Fly Earth. Abbiamo qui due migliori in campo, Mariano e Pippus. Oh, Ibrahimovic. Zlatan. Andiamo dalla squadra che purtroppo è uscita sconfitta. Mariano, siete partiti col piede giusto al primo tempo, però poi siete persi, siete proprio disuniti, c'era troppo spazio tra centrocampo e attacco. Come hai detto tu, siamo partiti bene, però poi col passare del tempo abbiamo sentito la mancanza di quelle che sono le tre pedine fondamentali che non c'erano stasera, e si è notato perché ci sono alcuni ragazzi che comunque non riescono ancora a avere il ritmo, però comunque è stata una buona partita per il primo tempo, poi dopo c'era troppa disorganizzazione e alla fine loro sono usciti fuori e hanno meritato. Vuoi salutare qualcuno a casa? Ah sì, Luca tira sulle sedie a rotelle. Ciao. Pippus, complimenti. Grazie. Innanzitutto a te, però poi anche a tutta la squadra, perché comunque avete giocato un'ottima partita. Forse i primi 10 minuti li avete sofferti un po', loro sono partiti forte alla grande, però voi vi siete ripresi con carattere e siete riusciti a portarvi questi 3 punti a casa. Ci siamo preoccupati abbastanza per i 10 minuti, sappiamo che è una squadra buona, abbiamo visto giocare la partita scorsa, abbiamo detto che sicuramente ci poteva dare filo da torcere. Noi anche siamo usciti comunque con 4 persone mancanti, di solito tutta la difesa quasi, infatti il nostro terzino ha fatto il difensore centrale, abbiamo preso altre 2 pedine pescate così dalla nostra cantera, diciamo. Siamo una squadra che ha 24 giocatori e questo è un torneo appunto di allenamento per il campionato, certo, che faremo, certo, in futuro. Una dedica speciale per questi 2 o 3 gol? Voglio dedicare questa vittoria e questi gol a una mia carissima amica che si trova a Varese e si chiama Alessia. La ringrazio tanto per tutto quello che ha fatto per me. Ciao Ale. Bocca al lupo, ragazzi.